Io ho trovato nella domanda del nostro relatore e anche nell'encirclica del Papa una forte assonanza con quanto scritto nella Costituzione Repubblicana per quanto riguarda il lavoro. La Costituzione Repubblicana, sapete, nell'articolo 1 recita l'Italia è una Repubblica Democratica portata sul lavoro, e scorrendo la prima parte noi troviamo una marcia in più al concetto e all'idea di lavoro, e una marcia in più anche al lavoratore rispetto anche al cittadino, non solo perché il lavoratore è titolare dei diritti sociali che sono in qualche modo un completamento dei diritti di libertà, dei diritti civili del cittadino, ma in alcuni articoli noi troviamo proprio una particolare attenzione che viene rivolta al lavoratore, nel senso che al lavoratore in qualche modo per la partecipazione che il lavoratore svolge nel benessere collettivo, nella crescita sociale e civile del paese, e vengono riconosciute anche un profilo più forte. Io mi ricordo l'articolo 3, questo bel articolo che prevede che la Repubblica debba anche rimuovere le condizioni di fatto che in qualche modo impediscono la realizzazione, bello parlare di condizioni di fatto, che è molto importante, è un salto di qualità che fa anche il legislatore costituzionale rispetto a un'idea liberale dell'eguaglianza dei cittadini, senza tener conto dell'esigenza di rimuovere le condizioni di fatto che rendono poi praticabile, impossibile questa alleanza. E per quanto riguarda invece il lavoratore, alla fine del periodo la norma cambia titolo e cambia anche soggetto, cambia anche titolare del destinatario di questi diritti. E dice esplicitamente, mentre nella prima parte del comma è compito della Repubblica di eliminare i limiti di fatto e libertà del cittadino, per quanto riguarda il lavoratore dice di garantire l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Ricordo l'articolo 38 della Costituzione, che è l'articolo che in qualche modo mette le punti forti, i punti centrali del nostro sistema di welfare. Comincia con un soggetto del cittadino, il cittadino a cui sostanzialmente vanno riconosciuti i mezzi necessari per condurre una vita dignitosa, se è inabile e se è sprovvisto, diciamo, di questi mezzi necessari. Al secondo comma invece comincia subito il discorso del lavoratore, il quale diventa titolare dei diritti previdenziali, dei diritti sociali che compongono, costituiscono lo Stato sociale. Se guardiamo poi il secondo comma dell'articolo 4, troviamo parole che ricordano moltissimo quelle della civica. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, guardate bene, il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. E credo che sia un'affermazione importante, un'affermazione che ritroviamo anche nella enciclica, un'affermazione se volete incompiuta, però molto, molto significativa, perché non usa la parola diritto. Il diritto al lavoro è nel primo comma dell'articolo 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto del lavoro, al lavoro, promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto, ma nel secondo comma parla di dovere di svolgere un'attività o una funzione che concorre al progresso materiale e spirituale della società. Vedete, io sono convinto che l'enciclica abbia un merito non solo di rispolverare alcune norme di una carta ingiallita per la nostra inettitudine, per i nostri
nostri limiti, dei nostri ritardi, dei ritardi della politica, dei ritardi delle forze sociali. Credo però che richiami anche la centralità del lavoro nella promozione di una società. Io non sono così convinto che il lavoro sia un valore in questa società. Lo dico per tanti motivi, mi siedo perché sono popolo, lo dico per tanti motivi, lo dico anche per tante questioni che si possono intravedere. Prendiamo per esempio come il lavoro viene trattato sui quotidiani. C'è un quotidiano che si occupa del lavoro, che si occupa dell'evoluzione del lavoro, che si occupa delle problematiche del lavoro, se non saltuariamente delle situazioni di crisi che fanno notizia. E spesso si occupa delle situazioni di crisi che fanno notizia con un'impostazione comunicativa, con un'impostazione mediatica. Prendiamo per esempio il caso degli infortuni sul lavoro. E noi abbiamo vicende per cui a un certo momento un infortunio, una morte sul lavoro, purtroppo sono fatti quotidiani, sembra avere un risalto, meritevole di un risalto particolare, e per giorni e giorni noi sentiamo tutti i talk show che si precipitano sugli infortuni, viene rappresentata una realtà come se fossero del bancarotto, come se in Italia i lavoratori morissero come mosche, non si fa nessun confronto con quello che esiste in altri paesi, con quello che succede in altri paesi o con quello che succedeva soltanto alcuni decenni or sono. E poi questo fenomeno che purtroppo la tragedia quotidiana sparisce fino a quando non si decide che un altro esempio, un altro caso, un'altra scrittura meritevole di tutela. Ma diciamo le problematiche del lavoro, dell'organizzazione del lavoro, ormai sono sostanzialmente fuori dal nostro contesto, dalla nostra riflessione, anche dalla nostra elaborazione culturale. Così pure io non sono così convinto che in questo paese, quando la crisi finirà, e io mi auguro che la crisi finisca, e penso che noi abbiamo davanti a noi anni difficili, ma penso che questa non è la prima crisi che nella mia vita è toccata di vedere, probabilmente la più grave o la più grave dell'ultimo che abbiamo attraversato, ma chi ha la vita si ricorda altri momenti assolutamente drammatici, in cui sembrava che il mondo non ripartisse più come prima, probabilmente è successo anche così. Qualcuno di voi ricorderà negli anni 70 la crisi energetica, quando si spegnevano il riscaldamento, alla domenica andavamo in giro in bicicletta e sembrava che fosse finito il petrolio, quindi sembrava che si fosse ormai in presenza di un declino industriale perché non c'erano più materie prime. Quando il petrolio allora costava meno di una bottiglia d'acqua minerale, in pochi giorni moltiplicò il suo prezzo. E poi questa fase è stata superata, ovviamente con dei cambiamenti, questa fase è stata digerita con nuove tecnologie, con nuove situazioni di ricerca di altre fonti di approvvigionamento. Dal 2001 al 2006, dopo l'attacco alle Twin Towers, no, alle due torri, sembrava che quindi il mondo non sarebbe mai più tornato su un binario corretto, su un binario normale.